Questo lo spirito del mercatino di Natale di Arco, che come ogni anno rinnova una piccola e grande promessa: stupire, meravigliare, incantare e far sognare. La magia del Natale del mercatino la si può toccare con mano, la si può respirare a pieni polmoni, la si può degustare in decine di leccornie, la si può ammirare con lo sguardo del sognatore o quello del viaggiatore. Troverete l'incanto del Natale nelle bancarelle, negli spettacoli di strada, nelle luminarie, nei concerti, nei fuochi d'artificio, nel video mapping. La cittadina di Arco, di 15.000 abitanti, si trova a nord della piana dell'Alto Garda, la parte finale della Valle del Sarca, che sfocia nel Lago di Garda. Il clima mite di Arco è dovuto alla sua posizione. La posizione protetta dalle montagne e la vicinanza del lago di Garda permettono a questa zona di mantenere un clima particolarmente mite che consente la crescita di piante mediterranee, che fa di questa città una stazione di soggiorno nota da secoli. Diverse popolazioni di origini ancora sconosciute abitarono le zone della piana del fiume Sarca, fondando, nell'età del bronzo e in quella del ferro, nuovi insediamenti abitativi. Nel XII secolo subì l'occupazione di una signoria proveniente dalla Baviera, che riuscì a conquistare il castello, quest'ultimo forse eretto dall'imperatore Teodorico. Nei secoli successivi il borgo, dopo essere stato più volte saccheggiato e incendiato, divenne dominio dei Visconti, degli Scaligeri e della Repubblica di Venezia. Seguì quindi l'annessione all'impero austriaco e sarà solo dopo il termine della Prima Guerra Mondiale che entrerà a far parte del Regno d'Italia. Il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto è situato nel quattrocentesco castello di Rovereto, unica rocca veneziana in Trentino. La collezione è costituita, grazie a donazioni pubbliche o associazioni e privati locali, raccoglie armi, uniforme, opere d'arte, fotografie, cimeli, manifesti e oggetti di uso quotidiano in trincea, onorificenze e lettere e diari. Dalla sua inaugurazione nel 1921, è uno dei principali musei dedicati alla Prima Guerra Mondiale. Il percorso espositivo è dedicato al modo di combattere e alle dotazioni dei soldati, ma anche alle straordinarie trasformazioni che tutto questo conobbe tra l'Ottocento e la Grande Guerra. Nelle vetrine è esposta una ricca raccolta di oggetti e fotografie, materiali relativi alla guerra di trincea, volantini, manifesti e testimonianze dell'esperienza di combattenti e civili.
Rovereto è un importante centro industriale, turistico e culturale del Trentino e viene talvolta citato come città della quercia. La quercia, detta anche Rovere, è presente nello stemma cittadino. Rovereto, 204 metri sul livello del mare, è il capoluogo della comunità della Vallagarina del Trentino, nonché centro principale dell'omonima valle, situata nella zona meridionale della regione. La Vallagarina, caratterizzata da ampie distese di vigneti, è percorsa dal fiume Adige, in passato importante asse commerciale tra Veneto e Trentino Alto Adige. Riva del Garda è situata sulla sponda nord del lago di Garda. I forti venti la rendono una destinazione popolare per chi pratica windsurf. Il centro di Riva del Garda offre tante cose da vedere ed affascina per l'arte e le opere d'architettura, testimonianza di storia antica e di un passato ricco di cultura. Clima mediterraneo, le lunghe spiagge libere e soleggiate, un panorama incantevole, hanno ispirato i più grandi poeti della storia. All'interno della rocca di Riva del Garda, antico castello medievale a specchio sul lago, ha sede il Museo Alto Garda, con le sue tre sezioni permanenti, gli spazi riservati alle mostre temporanee e lo spazio laboratorio per i bambini. Nella sezione del museo dedicata all'archeologia si trovano le celebri statue, stele, preziosi reperti di rilevanza internazionale risalenti all'età del rame. Percorrendo le sale dedicate alla storia, emerge il passato di Riva del Garda e del Basso Sarca, caratterizzato da varie denominazioni, fra cui quella scaligera, viscontea e veneziana, fino al periodo d'oro in cui Riva del Garda divenne meta turistica di ospiti illustri come Thomas Mann e Franz Kafka, per concludere con gli eventi della Prima e Seconda Guerra Mondiale che coinvolsero il territorio del Sommo Lago.